Amici milanisti, Milan-Chelsea al ritorno dopo la disfatta di Londra, ma anche la bellissima e goduriosa esperienza di sabato con la Juve, quindi insomma un 50 e 50. Vediamo di non replicare quello che è successo una settimana fa, anzi 6 giorni fa, e questo modulo nuovo è anche piuttosto carino, dai. Brahim a destra, Leao a sinistra. E raga, mettiamoci le cuffie perché secondo me oggi viene fuori una bella partita. Non so se vinceremo, può darsi di sì come può darsi di no, però ripeto, quello che dico sempre, dovete convincermi a livello di gioco, dovete dimostrare di potercela fare. Ok, la qualità dell'immagine non è granché, però la palla si vede, le mani non è nera né bianca, quindi vabbè, dai. Raga, sta giocando Gabbia, grande Krunic, grande Teo, fallo di Koulibaly, lo ammonisci. Ragazzi, però non è possibile, cioè in due partite Koulibaly ha fatto 20 falli, neanche un cartellino gli è andato. È due partite che campa di ultimi avvertimenti. Ma che cazzo fa di dello scarpino di Leao, ha fatto 50 metri. La scarpa che posizione di terzino o appunto come in questo caso di laterale nel centrocampo, palla profonda proprio di James. No, James Mount anticipa l'intervento Tatarusano, Tomori, e poi calcio di rigore, calcio di rigore rosso per Tomori. Cosa? No, aspettate, devo capire un secondo. Ma che cosa? No, vabbè, ma sto arbitro qua si è fumato qualcosa, ragazzi. No, dai, ragazzi, ma non può essere rigore questo. Ma scivola perché calcia? No, vabbè, ma questa è una labbrata assurda, ragazzi. Ma siamo seri? L'arbitro d'intervento del VAR in Europa è ancora più alta che in Italia. Ragazzi, ma questa è una ladrata del secolo, eh. Fa crollare tutte le... Cioè, ma è più clamoroso di quello che è successo con l'Atletico Madrid l'anno scorso. Cioè, pensavo di aver toccato il fondo con l'Atletico Madrid l'anno scorso, ma così ci condizioni una partita intera. Rigore rosso. Non solo il rosso, anche il rigore. Va Giorginio dopo tutti quelli che ha sbagliato. Stavolta è la volta giusta che lo fa, ragazzi. Che vi devo dire? Ma mamma mia, ragazzi, Madonna, ma da dove l'avete preso quest'arbitro qua? Cioè, ma queste cose qua non le fischiano neanche in Serie A, neanche in Serie A. Cadenzata. Mamma mia, che schifo, che schifo. Che schifo, ragazzi. Veramente mi viene voglia di chiudere la partita e mettermi a fare altro. Cioè, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ovviamente sto bastardo ne ha sbagliati 3 di fila con l'Italia. Cioè, io non lo so. Cioè, nonostante tutto, che dopo la scoppola che hai preso, adesso ammonisci Kovacic e non lo ammonisce! E non lo ammonisce! E non lo ammonisce sto bastardo! All'inizio Koulibaly che fa il fallo tattico su Krunic, nulla. Adesso Kovacic che dà la splata a Teo, niente. Poi perché gli italiani non vincono in Europa? Per questi motivi. In Serie A un fallo così, prendi giallo per simulazione, e in Serie A, e ho detto tutto. Adesso ovviamente ci condizioni una partita, perché oltre che essere difficile diventa anche nervosa, capito? Capito? Cioè, ma poi ci lamentiamo degli arbitri in Italia. Ma poi ganza la cosa, perché noi diciamo, ma come? Danno la finale mondiale a Orsato? Danno la finale di Champions a Orsato? Ma com'è possibile che diano partite così importanti a Orsato, che in Italia è sempre criticato? Adesso capisco perché danno la finale di Champions ad Orsato. Perché se li danno a sti qui rovinano le storie di un club, per forza. Cioè, adesso che è appena successo, noi non ce ne rendiamo conto, perché ovviamente è appena successo, ma un po' assimilata. Ma questa, ragazzi, passerà come il gol di Muntari. No, cioè, segnatevi, salvatevi questo video, perché questa passerà la storia come il gol di Muntari. Tonali, largo Brahim Diaz, c'è Teo vicino. Tonali, Brahim. Va sul sinistro, cross. Destro, Giroud, fuori.
che volete fare, ragazzi? Strano, Giroud non li sbaglia sti gol, completamente, no? Ma sono tutti nervosi dopo un furto così. Io non mi attacco mai agli episodi arbitrali, non mi attacco mai agli episodi arbitrali, perché a volte ce li ha a favore, a volte ce li ha contro, e a volte, come si dice sempre, sono alibi dei perdenti. Però, ragazzi, cioè, questo ha dell'incredibile. Cioè, sono questi sono errori che non devi fare. Che poi fallo da ultimo uomo con un uomo lanciato a rete, è ovvio che tu debba dare il cartellino rosso, perché qua applichi il regolamento. Ma se vuoi applicare il regolamento, lo applichi anche quando c'è fallo o non c'è fallo, perché quello non era neanche fallo. Sterling su Krunic, giallo. Cartellino giallo. Giallo per Sterling. Giallo. Giallo. Poverino, che sforzo ha fatto. Che sforzo ha fatto. Che sforzo ha fatto questa merda umana. Che sforzo ha fatto. Ha dato un giallo a Sterling. Stavamo a fare una partita perfetta. Non avevamo sbagliato niente. E sapete cosa? Tuttora, a 30 minuti dall'inizio, con un uomo in meno, sotto 1-0, non abbiamo sbagliato niente. E questo è il punto. Giallo per Gabbia, mai, non ci credo. Azione promettente, eravamo a centrocampo. Difesa schierata, vabbè ragazzi. Era così promettente l'azione che hanno battuto il calcio di punizione, hanno fatto un retropassaggio. Ecco, testa di cazzo, quanto era promettente questa azione. Kovacic, corto. Pare entro, gol 2-0. 2-0 di Sterling. 2-0. No, Aubameyang. Implacabile. Aubameyang. Hanno fatto due tiri, hanno fatto due gol. E uno era un rigore. Grazie per averci condizionato la partita, grazie. Grazie. Che ti muoia tutta la famiglia, bastardo. Doppio. Ah, ah, rigore, rigore, rigore. No, non è rigore, però tanto qua è al minimo contatto, possiamo reclamare. A questo punto, come un giocatore viene toccato, è legittimo che reclamiamo. Tanto noi non ce la daranno mai, questo è il problema. All'andata ce la siamo rovinati da soli. Adesso ce l'hanno rovinata. Sarà la voce fuori dal coro, ma stiamo giocando bene. Stiamo giocando bene. E questo è ironica la cosa. Sì, sembra ironica, ma stiamo giocando bene. Dice primo tempo, ragazzi. Chelsea 2. Che furto. Ti auguro le peggio sofferenze della vita. Ti auguro veramente un appuntamento, un male perenne, che tu te lo porti dietro per anni, per secoli. Secondo tempo sull'interno. Ma ero manco accorto che era ricominciata. Fate voi. C'è un'altra occasione. Ha salvato Thiago Silva. Salvato proprio la prima occasione del Milan. Vabbè. In verticale per Gallagher. Gallagher, mamma mia. Grandi tempi di serata. Mamma mia, ragazzi, poi c'è sempre gli inglesi. Ci lamentiamo tanto degli spagnoli, ma sempre gli inglesi. Come quel fallo di Ricardo Rodriguez su Welbeck, che poi la stampa l'ha così massacrato che ha dovuto ammettere di essersi buttato. Anche lì ci giocavamo la qualificazione con l'Arsenal. Niente. Ripartenza del Milan, fallo di mano di James. Sto bastardo, sto figlio di puttana, crucco bastardo, il cartellino giallo se l'è messo in culo. Se l'è messo in culo e ci fa così. Pam, 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 pam. Leao ha evitato Gallagher, ha puntato James sullo slancio. Leao, il cross per Leao, bello, destro, destro, destro. Dimmi che è stato Koulibaly a intervenire, perché se l'è sparata fuori, zio, è un problema. Tutto è partito da questa grande accelerazione. No, l'ha sparata fuori lui. Chalobà in difficoltà su Leao. Chalobà, Leao. Leao qua, però no, qua devi dare la Rebic, però, cioè, ti ci è stato Chalobà, c'è un'occasione 2 contro 2, qua devi dare la Rebic. Rebic, Origi, dai, regalatemi la gioia del gol della bandiera. Origi atteso da Chalobà. Valtino. Niente, vabbè. Manca 4 di recupero. Io stacco qua, tanto buona.